Simona Ventura in lutto, ti voglio e ti vorrò sempre bene. Simona Ventura disperata sui social per la morte di Aldo Biscardi. Simona Ventura ha caricato pochi minuti fa una foto in cui ha ritratto Aldo Biscardi, e ha voluto scrivere una dolce dedica nei confronti del giornalista. Precisamente l'ex conduttrice di Selfie e le cose cambiano ha scritto queste parole nella didascalia dell'immagine. Te ne potevi andare solo ora, dopo che hai visto che la moviola in campo, bar, l'obiettivo della tua vita, ha preso forma. Ti voglio e ti vorrò sempre bene Aldo. Il calcio ti deve tantissimo. Cancelletto RIP. Come infatti tutti ricorderanno, Biscardi è entrato nella storia della televisione italiana grazie alla sua ideazione del Processi del lunedì, una trasmissione calcistica che ebbe un enorme successo anche per l'uso processuale della moviola. A dare la notizia della scomparsa è stata data dall'ANSA, nella quale si può vedere scritto che il conduttore nato a Larino è morto questa notte dopo aver trascorso gli ultimi giorni in ospedale al Policlinico Gemelli. Il giornalista avrebbe compiuto 87 anni fra poco più di un mese. Simona Ventura dopo la morte di Aldo Biscardi, il calcio ti deve tantissimo. Simona Ventura e anche altri colleghi e personaggi dello spettacolo stanno piangendo la scomparsa di Aldo Biscardi, elogiato e ricordato per la sua conduzione originale e la sua straordinaria capacità di inventiva. In una nota dell'ufficio stampa della Rai si legge che con Biscardi scompare oggi un grande ed insostituibile giornalista, ideatore e conduttore di trasmissioni sportive che hanno cambiato per sempre il modo di raccontare il calcio nel piccolo schermo. La Rai e tutti gli amici di Aldo hanno mostrato anche la loro volontà di stare vicino alla famiglia ora in lutto per la morte di Biscardi, ricordandolo con il sorriso. Simona a tal proposito, ha voluto menzionare la sua collaborazione fatta proprio con il giornalista all'interno del suo programma Quelli che il calcio, pubblicando una bellissima fotografia sul suo profilo Instagram in cui è apparsa giovane e bionda e con Aldo alle sue spalle, in collegamento da uno stadio.